torna all'appuntamento con la birra artigianale di Birra d'Augusto, l'evento promosso dall'associazione Fortuna Dea, giunto quest'anno alla 14ª edizione. In programma dal 10 al 14 agosto a Fano, nei pressi della Rocca Malatestiana, ben 5 giorni di festa, con spettacoli e intrattenimento, degustazioni e contest gastronomici, momenti culturali e di approfondimento, per conoscere meglio, valorizzare e promuovere il mondo della birra e dei produttori artigianali, protagonisti nelle Marche di un movimento, anche turistico, di notevole interesse e in continua crescita. Novità di quest'anno sono principalmente tre. Abbiamo creato una linea di cosmesi e avremo una crema corpo, una crema lenitiva dopo sole e un eau de parfum, tutti ai sentori di birra. Quindi abbiamo cercato un pochettino di cavalcare anche le ultime idee di cosmesi insieme alla birra per un assorbimento del relax. L'altra novità è un beer contest di home brewing, quindi tutti quelli che faranno birra artigianale, che la fanno in casa, possono partecipare a questo contest facendo degustare e far giudicare da una giuria esperta la loro birra fatta in casa, per dare sia un giudizio popolare sia un giudizio tecnico. Il giudizio tecnico lo daranno due beer sommelier, che sono Nicoletta Tagliabracci e Thomas Luzzi, e invece per quanto riguarda la giuria popolare verranno accorpati tre voti da tre rappresentanti dei nostri partner, che sono Confesercenti, la Regione Marche e il Comune. L'altra grande novità che insieme a Confesercenti abbiamo ideato è quella di coinvolgere le attività che non sono presenti fisicamente sul circuito, e sono le gelaterie di Fano, che dal 7 al 14 andranno a proporre una birra al gelato che verrà poi degustata da una giuria ancora segretissima. Il 14 verrà data la targa come miglior gelato alla birra del 2024. 12 i birrifici, soprattutto di provenienza locale, che saranno presenti alla kermesse. L'iniziativa è realizzata in collaborazione con Confesercenti Pesaro e Urbino, Comune di Fano, Regione Marche, con la partecipazione di Proloco Fanum Fortune e Associazione Le Donne della Birra. Confesercenti ha un ruolo fondamentale, perché deve fare da collante tra chi organizza la manifestazione e le realtà economiche che rappresentano il territorio. In questo contesto la birra artigianale, abbiamo visto che si sposa molto molto bene con altri prodotti tipici del territorio. Quest'anno per la prima volta abbiamo cercato di fare un matrimonio tra la birra e le gelaterie. Verrà proposto infatti un gelato alla birra, tre attività commerciali della somministrazione di Fano, il Bonbon Caffè, il Pino Bar e il Macchi Gelateria, hanno deciso di proporre nel periodo della festa della birra un gelato artigianale al gusto della birra. Il tutto avrà poi sfogo in un contest finale che decreterà il miglior gelato alla birra di quest'anno. Quindi l'associazione di categoria deve dare una mano a far rete, creare sinergie positive nell'interesse di tutto il territorio.